Iniziamo con il webinar. Buonasera a tutti. Siamo oggi qui nel webinar del 18 maggio, organizzato da Prima Idea sul tema partenariato tra imprese e sistema dell'istruzione e formazione. Idee e strumenti per colmare il gap di competenza sul mercato del lavoro. Qual è il tema di oggi? Al centro del tema c'è il mismatch sul mercato del lavoro, che tra l'altro periodo di pandemia e probabilmente di post-pandemia si accentuerà sia per le trasformazioni che sta attraversando il mercato del lavoro, sia per lo sforzo e gli effetti sul medio-lungo periodo che avrà questo periodo di DAD e di istruzione che si è dovuta inventare e innovare in corsa durante l'emergenza pandemica, sia anche per le trasformazioni profonde che abbiamo davanti, che sono legate essenzialmente alla transizione digitale, alla transizione green, entrambi due trasformazioni, chiamiamole così, trasversali a tutti i settori, che hanno tra l'altro un importante focus di attenzione sulle politiche europee, sui prossimi fondi, e che avranno anche un impatto, speriamo, di trasformazione profonda nella nostra economia. Questo significherà nuovi posti di lavoro, significherà trasformazione delle competenze, delle skills, sia degli occupati, sia di formazione di nuovi occupati con nuove skill che forse oggi ancora non siamo in grado di vedere. Il mismatch è una dimensione multidimensionale. Questo è un concetto ormai acclarato, cioè non si risolve con una sola soluzione, con una sola politica, affrontandolo in un solo modo. Il CEDEFOP dà una definizione di mismatch sul mercato del lavoro, individuando alcuni fattori che sono quello delle competenze, quello delle qualifiche, quello geografico, nel senso che a volte il mismatch è dovuto a persone che cercano lavoro ma non sono disposte a trovarlo, oppure imprese che cercano lavoratori in bacini territoriali molto ristretti. C'è un mismatch contrattuale, che è il tema che a volte il lavoro c'è, ma propone contratti che non incontrano i desiderata o la disponibilità ad accettare un lavoro dei candidati. C'è un problema sui canali del matching tra offerta e domanda di lavoro, perché in Italia, lo sappiamo bene, la mediazione sul mercato del lavoro è essenzialmente per metà all'incirca, probabilmente ancora metà passa per le vie informali e il resto della metà, una piccolissima parte per i centri per l'impiego pubblici, una parte crescente per le agenzie di lavoro private e poi per i canali a mezzo stampa, attraverso le piattaforme digitali che offrono mediazione tipo Indeed e altre del genere. C'è anche un tema del mismatch legato all'educazione, all'istruzione e alla formazione, cioè il problema di formare competenze, professionisti, nuovi lavoratori che rispondano al bisogno di competenze delle imprese. C'è una stima di 73-75 mila posti non coperti dall'offerta formativa italiana solo nel settore IFP. Ultimi dati INAPP dell'anno scorso, presentati a dicembre 2020. Altri dati importanti, abbiamo circa una stima di 10 milioni di lavoratori che mancano a livello mondiale in alcuni settori come il digitale. Fonte Boston Consulting è una stima che ha girato i giornali qualche settimana fa. E il 58% delle imprese, dati Excelsior, ritiene che il problema risieda nella sottoqualificazione o sovraqualificazione della forza lavoro, e questo introduce anche un altro tema, ovvero le imprese a volte offrono lavoro, poco qualificato rispetto all'offerta formativa. Quindi di nuovo torniamo sul tema dell'offerta formativa. Al centro oggi abbiamo quindi questo discorso. Quali sono le dimensioni, le caratteristiche del mismatch del mercato del lavoro italiano, con un focus su quello della Sardegna? Quali sono le politiche, i programmi, le esperienze che
in qualche modo approcciano il problema impostando anche, facendo leva sul partenariato pubblico-privato. Questo è l'aspetto che ci interessa di più. Perché? Perché un'evidenza che traspare dalle lezioni apprese dalle politiche recenti e dagli studi di settore è che laddove si crea un circolo virtuoso, una rete virtuosa di collaborazione tra imprese, sistema dell'istruzione e sistema della formazione, si riesce a fare anticipazione di competenze, formazione in linea con le esigenze del mercato, questo senza nulla togliere alle missioni educative della scuola che comunque prescindono dal fatto di preparare i nuovi lavoratori, ma che comunque almeno fino al secondario continua a avere una funzione importante nella formazione dei cittadini. Io inizierei, ci siamo organizzati così, abbiamo due giri di domande, io chiederò all'onorevole Mura di chiudere ciascun giro, abbiamo interventi di 5 minuti ciascuno, quindi vi chiederei di avere un ritmo televisivo per stare nel format del webinar. E partirei da Nicola Patrizzi, presidente di Federterziario, a cui chiederei dal suo osservatorio, insomma, rappresenta un bel numero di imprese dei settori importanti, il terziario avanzato, quali sono le caratteristiche principali del mismatch in Italia sul mercato del lavoro dal punto di vista delle imprese? Nicola, a te la parola. Grazie, Graziano, e buonasera a tutti. Il tema è dibattuto da diversi anni, in realtà. Ha soltanto subito un'accelerazione in quest'ultimo anno perché la pandemia ha un po' fatto da moltiplicatore e acceleratore di accadimenti, no? E quindi sembra che dobbiamo da qualche mese rivoluzionare d'emblée tutta il mercato del lavoro e l'economia. In realtà il discorso del mismatching in Italia tra imprese e lavoratori, appunto, è datato. Il tema dei centri per l'impiego ha rivestito un po' il clou del dibattito e anche degli investimenti che sono stati fatti sulle politiche attive, ma non si è riusciti sostanzialmente a mettere in piedi un sistema pubblico capace di intercettare la forza lavoro e mettere in contatto con le imprese. Quindi sostanzialmente il problema tutto italiano è la distanza tra lavoratori e imprese e, come dicevi tu, analizzando i dati e le statistiche, e anche la qualificazione dei nostri lavoratori. Noi siamo tra gli ultimi paesi, secondo le ultime statistiche, in termini di quantità di laureati. Siamo tra gli ultimi paesi in termini di laureati che si laureano e trovano un impiego coerente con il titolo di studi. Quindi c'è una enorme dispersione nel sistema e, nonostante un tasso di disoccupazione che ormai sfiora il 12%, vedremo con i prossimi aggiornamenti che ci saranno sull'ultimo trimestre, abbiamo intere sacche di offerta che non trovano soddisfazione perché, nonostante la disoccupazione, ci sono delle figure che non si trovano. Non sono soltanto le figure più qualificate, ad esempio tutte le figure cosiddette STEM, no? Le lauree specialistiche, ingegneristiche molto, molto qualificate, ma anche le figure del più basso profilo. È apparsa sulla stampa negli ultimi giorni una polemica a seguito di diversi articoli dove sostanzialmente si mette in luce che non si trovano cuochi e non si trovano camerieri. Quindi si è acceso un dibattito del motivo perché succede accada questo, se dipende dal fatto che per profili così poco qualificati le persone preferiscano il reddito di cittadinanza piuttosto che il lavoro, oppure se questi profili, e quindi questi profili sono pagati poco per il tipo di lavoro, quindi non si trovano queste figure, soprattutto a ridosso dell'estate, oppure se i problemi sono di altra natura. Molto spesso effettivamente sono poco pagati, ma probabilmente perché si tratta di lavori anche poco qualificati. Nel tempo noi abbiamo anche perso l'attitudine alla valorizzazione del senso del lavoro, secondo me. Non esistono professioni di serie A e di serie B, perché un lavoro poco qualificato molto spesso vede uno scarso investimento in termini di miglioramento di competenze, come può essere un lavoro in una
struttura ricettiva come quella del cameriere o addetti alle mansioni più basse. In Italia noi non abbiamo qualificato il lavoro sostanzialmente, c'è una distanza che aumenta tra i canali dell'istruzione e della formazione e soprattutto il mercato del lavoro è regolato in questo momento per quanto riguarda le emergenze lavorative dalle agenzie, le agenzie per il lavoro che sostanzialmente essendo dei privati e dovendo fare attività di impresa, cercano di colmare questo gap offrendo quelle figure che però hanno la caratteristica di una breve temporalità, le figure che emergenziali, quelle che io non trovo nell'immediato e quindi le soddisfo con l'agenzia per il lavoro. Però quelle figure professionali che necessitano di un percorso di formazione più lungo, come quello universitario o come quello degli ITS, sostanzialmente che hanno bisogno di una qualificazione maggiore, sono quelle che soffrono di più. L'esempio degli ITS è calzante perché è un tipo di modello che in Italia ha avuto molto successo perché ha delle percentuali di placement molto alte che superano quasi sempre l'80%, perché sono percorsi formativi settoriali e che hanno trovato nel partenariato con le imprese la chiave di volta. Quindi lì si è riusciti effettivamente a mettere insieme il lavoratore e l'esigenza delle imprese con un'istituzione che attraverso una serie di azioni riesce a colmare mentre il sistema dell'istruzione tradizionale e dell'università arranca ancora perché in Italia non abbiamo una spinta all'interazione tra università e mondo del lavoro, anche se le esperienze dell'alternanza scuola-lavoro ci provano, però ancora a scartamento di tutto. Questo è un quadro un po' generale che viene dall'analisi dei rapporti che vengono pubblicati sul mercato del lavoro. Per quanto riguarda le imprese, noi come Fretta e Zero rappresentiamo la microimpresa, quindi è quella un po' più difficile in questo momento da connotare rispetto al mercato del lavoro, perché per una piccola impresa l'assunzione di una persona è un vero e proprio investimento, quindi viene ponderato perché effettivamente assumere un dipendente costa. Non dobbiamo quindi pesare soltanto l'efficacia della formazione e di tutte le risorse che sono messe a disposizione per poter creare le migliori condizioni lavorative per avvicinare il mismatch, ma a nostro avviso in Italia per la microimpresa c'è soprattutto il peso fiscale e della burocrazia che incide molto. Le nostre imprese non assumono molto spesso perché sono spaventate sostanzialmente dai meccanismi del fisco e della semplificazione. Prima ancora di fare ragionamenti sulla qualità del lavoro. Detto questo, c'è molta attesa in questo momento. Noi abbiamo un osservatorio privilegiato che è quello del turismo, perché abbiamo una federazione che si occupa di turismo, dove è atteso un grosso rimbalzo per quest'estate. Tutte le agenzie turistiche, le strutture ricettive sostanzialmente ci dicono che hanno quasi tutto esaurito. Quindi c'è una ripresa che è maggiore delle aspettative rispetto a come poteva essere vista qualche mese fa. Tuttavia, in quel settore non si trova la manodopera e quindi ritorna un problema abbastanza noto, perché è difficile trovare, soprattutto per la stagionalità delle attività, il personale per tamponare dei picchi sostanzialmente. C'è molta attesa adesso per vedere con gli investimenti che sono previsti nel recovery plan, la riforma delle politiche attive, che cosa accadrà e se effettivamente il mercato del lavoro potrà avere una ripresa. Però anche le piccole imprese guardano molto agli ITS, e noi abbiamo visto che laddove sono presenti ITS, anche non solo l'impresa di grande dimensione che fa degli accordi con le fondazioni per assorbire personale, ma anche quelle più piccole che vivono nel territorio riescono a trovare le figure professionali più adeguate. Mentre c'è una fascia di sofferenza delle persone che vengono espulse invece dal settore produttivo, e questa è l'onda lunga delle transizioni che stiamo vivendo. La prima transizione tecnologica, l'altra quella dell'innovazione sulla sostenibilità, che è ancora da venire, nel senso che non abbiamo ancora capito effettivamente in termini operativi, almeno per quanto riguarda i nostri osservatori, come sostanzialmente avverrà questa rigenerazione di attività, però il tema è c'è molta aspettativa su strumenti per riqualificare il personale, Industria 4.0 con i voucher, tutti gli investimenti che si porta dietro e tutte le
i nuovi strumenti che sono previsti nel recovery plan per cercare di qualificare il personale. Per chiudere, il tema è quello in questo momento per noi delle persone che stanno uscendo dal mondo del lavoro perché le imprese sono entrate in crisi, hanno chiuso. Abbiamo una statistica del 25% delle imprese che hanno chiuso e non riapriranno, che è un dato molto molto pesante. Se consideri che è solo il nostro piccolo osservatorio come Fede Terziario, rappresentiamo circa 100.000 imprese, quindi un 25% che è entrato in sofferenza e che non riapre è un grosso problema. Gli espulsi da questo sistema di imprese, che molto spesso sono qualificati, che sono persone che comunque hanno una professionalità importante, vanno riqualificati per essere rimessi nel sistema produttivo. Quindi insieme al sistema dell'istruzione e della formazione, le politiche attive devono trovare il mix giusto di strumenti non solo per chi esce dalla scuola, i giovani che sono molto enfatizzati nel recovery plan, ma c'è una fascia, la fascia da 45 in su, che rischia comunque di essere espulsa dal sistema produttivo perché non riesce a rigenerarsi proprio per l'innovazione in corso. E quindi gli investimenti in formazione e competenze sull'innovazione e sulla sostenibilità saranno la chiave, dobbiamo capire come verranno messi a terra. Quindi grazie a te la parola per animare il dibattito. Sì, grazie. Una bella carrellata veloce, un colpo d'occhio molto interessante su cosa vedono le imprese, come si stanno preparando a uscire dalla fase dell'emergenza Covid e diciamo pure entrare in una fase di ricostruzione. E una fase di ricostruzione in cui Nicola Patrizzi citava l'esempio degli ITS, probabilmente perché gli ITS all'interno della loro natura, il loro DNA, hanno già un tema di partenariato pubblico-privato e hanno un tema di anticipazione e raccordo con le imprese per l'ascolto delle competenze, del fabbisogno da parte delle imprese, che poi viene tradotto all'interno dell'offerta formativa dell'istruzione. Chiederei alla dottoressa Carrusci, che è responsabile del settore ITS e politiche giovanili dell'assessorato all'istruzione della Regione Sardegna e che ringraziamo per averci dato la disponibilità di ascoltare il vostro punto di vista. Chiediamo qual è la situazione ITS in Sardegna, istituiti con legge del 2008, ci ricordava poc'anzi, e quali sono le linee di sviluppo future. Sì, grazie. Buonasera a tutti. Io sono responsabile del settore ITS della regione, dell'assessorato della pubblica istruzione. Io non so se, chiaramente i partecipanti sanno tutti che cosa è l'ITS, io non so chi ascolta, se magari lo sa, perché devo dire che il mondo ITS è poco conosciuto in Italia. Sono gli istituti tecnici superiori, sono dei percorsi post-diploma, biennali o triennali, che danno una qualifica a livello europeo, livello 5 o addirittura a livello 6 quando sono triennali. E sono, io non parlo mai di alternativa, parlo sempre di complementarietà all'istruzione rispetto alle lauree, anche rispetto a quello che all'ipotesi che sta facendo delle lauree professionalizzanti. Quando si è parlato in Italia del sistema di alternanza scuola-lavoro, ebbene gli ITS sono il classico esempio, proprio il prototipo di alternanza scuola-lavoro, proprio perché il raccordo è un raccordo fortissimo tra impresa e istruzione. Diciamo che il modello è quello delle scuole che esistono già in Germania, che esistono in Francia, con numeri però decisamente diversi. Cioè in Germania chi frequenta il corrispondente agli ITS, che è un nome anche un po' lungo in tedesco, Fachschule, una cosa del genere, sono 800.000 ragazzi, in Italia, in Francia sono i 300.000, in Italia sono solo 18.000 prefrequentanti, ancora molto molto basso. Per questo che c'è una scommessa forte da parte del governo Draghi, da parte del ministro Bianchi, è di inserire proprio nel piano di resistenza e di sviluppo e resilienza 1,5 miliardi per gli ITS, perché rappresentano proprio quel raccordo importantissimo che c'è tra scuola e impresa.
proprio perché all'interno, cioè i percorsi dell'istruzione tecnica superiore sono realizzati da fondazioni di diritto privato, con riconoscimento appunto di personalità giuridica, che sono obbligatoriamente composte queste fondazioni da scuola superiore, da università, da enti locali, da enti di formazione e da imprese. Questa è la cosa più importante. Diciamo che è una logica prosecuzione di quelli che erano gli FTS, che invece sono appunto percorsi annuali. Tant'è vero che gli FTS formano dei tecnici, invece gli ITS formano dei tecnici superiori, proprio perché sono dei percorsi post diploma. E sono state individuate in Italia 6 aree tecnologiche: l'efficienza energetica, la mobilità sostenibile, le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i beni culturali e il turismo, e poi il Made in Italy, in cui abbiamo il sistema agroalimentare, casa, meccanica, moda, servizi alle imprese, e poi l'ultimo, che è molto specializzato, che sono nuove tecnologie della vita. Questa è un'area tecnologica molto particolare, perché si occupa di biomedicale e di strumenti biomedicali. In Italia sono circa 100-110 attualmente gli ITS, sono molti nelle regioni dove il tessuto produttivo è molto più importante. Veniamo alla situazione. Allora, come diceva il dottor Patrizi, hanno un tasso di placement intorno a superiore l'80%, 83%, in certi casi 90%. Anche in Sardegna non è malissimo. Diciamo che, visto anche il tessuto produttivo della Sardegna, gli ITS hanno comunque una capacità di placement intorno al 75-76%, che non è male per il tessuto produttivo della Sardegna. I primi ITS in Sardegna nascono nel 2011, con i primi percorsi, con la fondazione che si occupa di efficienza energetica, e poi man mano sono state riconosciute altre due fondazioni che si occupano di mobilità sostenibile e di agroalimentare, Made in Italy, il settore agroalimentare. Poi 2 anni fa, diciamo, attraverso un bando fatto con i fondi del Fondo Sociale, è stato fatto un bando per 2 nuove fondazioni, una nel settore del turismo, beni culturali e turismo, e una invece nel sistema dell'informazione e della comunicazione. Attualmente sono operanti in Sardegna 4, cioè le prime 3 più quella del turismo, stanno andando avanti. Quella della tecnologia dell'informazione e della comunicazione ha avuto qualche problema di tipo burocratico da parte di, come dicevo prima, ci vuole il riconoscimento della personalità giuridica, lo fa la prefettura per legge, per norma, per cui ancora non c'è stato questo riconoscimento e per cui ancora i percorsi non sono cominciati, ma noi supponiamo che, spero che per il prossimo anno scolastico si possa anche lavorare su questo. Le sedi legali di queste fondazioni sono più o meno in tutta la Sardegna, cioè hanno sede legale a Sassari, a Olbia, a Cagliari, a Macomere, in quel caso dell'ICT a Tortolì, però erogano percorsi in tutta la Sardegna dove c'è necessità dove le imprese richiedono figure importanti. Noi diciamo che in Sardegna sono state attivate negli anni 36 percorsi, di cui 14 conclusi con 183 diplomati e 22 attivi che si concluderanno nei prossimi anni. Cosa stiamo facendo come assessorato? Per la prima volta, diciamo, perché voi sapete che anche la regione ha i suoi problemi con la non grandissima possibilità di avere tante persone che lavorano su determinati settori, finalmente siamo una squadra non grandissima, siamo compreso il dirigente, compresa me che mi occupo anche di politiche giovanili, in 4, per cui immaginate. Per la prima volta quest'anno abbiamo attivato, prima lavoravamo molto con le fondazioni, chiedendo alle fondazioni di illustrarci i percorsi che all'interno, diciamo, anche del loro partenariato erano necessari. Invece quest'anno abbiamo cominciato un lavoro di coinvolgimento del partenariato, di tutto il partenariato, perciò abbiamo già fatto una prima riunione il 27 di aprile con tutto il partenariato datoriale, sindacale e istituzionale,
con il coinvolgimento dei colleghi degli assessorati competenti, per esempio l'efficienza energetica per quanto riguarda l'assessorato all'industria, per quanto riguarda l'agroalimentare, l'assessorato all'agricoltura, con la ORE, con Agris, con l'ASPAL. Con tutto anche il partenariato istituzionale, per esempio nel settore dei beni culturali e del turismo, nel settore dei beni culturali in particolare c'è coinvolta anche quelle che sono chiamate, adesso cambiano continuamente nome, le sovrintendenze, diciamo, i beni culturali, insomma, il rapporto del Ministero. Da giovedì abbiamo i tavoli tematici, cioè abbiamo scelto i tavoli tematici di rispetto alle aree per cui noi abbiamo le fondazioni attive, perciò mobilità sostenibile, efficienza energetica, beni culturali, turismo e ambito Made in Italy, settore Made in Italy, ambito agroalimentare. Perciò cominciamo giovedì e tutta la prossima settimana abbiamo già fatto, io ho già mandato ieri proprio tutte le convocazioni, abbiamo chiesto al partenariato di dirci quali sono le esigenze formative di cui loro hanno necessità. Per fare dei percorsi abbastanza, cioè per fare dei percorsi che servono al mondo dell'impresa. E la regione ha investito abbastanza, non forse quante altre regioni, questo non, però ha investito abbastanza perché nell'ultimo triennio sono stati impiegati 5 milioni di euro. E altri 2 ci sono nel prossimo biennio, altri 4 milioni di euro, più i fondi che ci provengono dallo Stato. Noi l'anno scorso abbiamo avuto dei fondi perché abbiamo avuto la premialità, e poi una fondazione ha avuto la premialità, e poi i fondi del Fondo Sociale. Nella prossima programmazione 2021-27 ci saranno dei fondi destinati agli ITS, per cui saranno attivati i corsi che servono al mondo dell'impresa. Devo dire un'altra cosa importante, che ancora non si è fatto, ma dalla prossima programmazione, appunto, come dicevo, ci vuole anche capitale umano anche per lavorare, però dalla prossima programmazione, oltre che i percorsi classici degli ITS, accetteremo anche i percorsi in apprendistato. È una cosa importantissima, le aziende lo richiedono, i ragazzi sono più motivati quando si fanno i corsi in apprendistato, un apprendistato duale di terzo livello, che è un apprendistato abbastanza importante, che devo dire purtroppo in Sardegna non è neanche utilizzato molto dalle università. Noi abbiamo, cioè l'apprendistato di terzo livello può essere fatto anche dall'università, anche per il master, anche per la ricerca, e invece purtroppo è ancora un settore non molto utilizzato rispetto a come è stato utilizzato un po' anche da altre parti d'Italia e anche all'estero. E noi invece abbiamo intenzione di attivare percorsi ITS in apprendistato, proprio per consentire alle imprese di avere un rapporto molto più forte col ragazzo, col giovane, con la persona, insomma, con l'allievo. E poi ancora consente anche ai ragazzi, visto che l'apprendistato dà la possibilità di avere anche un piccolo ristoro economico, di dare la possibilità ai ragazzi che non ci sia quel fenomeno purtroppo che esiste, come esiste nella scuola superiore, come esiste nell'università, esiste anche negli ITS, che è quello dell'abbandono scolastico. Mi sembra di aver detto più o meno quello che volevo dire, però poi dopo eventualmente se ci sono domande o se vogliamo approfondire qualche altro aspetto sono a disposizione, grazie. Grazie dottoressa Carrisci, molto interessante la panoramica che ci ha offerto, grazie per aver introdotto anche il tema dell'apprendistato, che è una delle forme di interazione, di collaborazione tra mondo della scuola e mondo del lavoro. L'apprendistato, lo ricordiamo a chi ci ascolta, è un contratto a forma mista, sia formazione sia lavoro, è finalizzato, ce n'è di tre tipi, quello di terzo livello non è poco utilizzato soltanto in Sardegna, è poco utilizzato in tutta Italia purtroppo, perché è una forma molto avanzata che chissà perché, insomma, sarebbe da indagare perché non ha preso tanto piede. Mi pare di capire che la linea di sviluppo della Regione Sardegna sugli ITS è quella di rafforzare il dialogo
sistema dell'istruzione, sistema delle imprese, attraverso anche il coinvolgimento, il partenariato sociale, per avere una migliore lettura dell'anticipazione di competenze. E questo mi porta anche a introdurre un altro, il terzo relatore, il dottor Luca Spissu, che è direttore del servizio progetti su base regionale e comunitaria dell'agenzia ASPAL della regione Sardegna, che è l'agenzia deputata alle politiche attive del lavoro. Ora, il dottor Luca Spissu, al dottor Luca Spissu chiederei di raccontare soprattutto un concetto che abbiamo discusso altre volte insieme, il partenariato pubblico-privato nelle politiche attive del lavoro, in particolare nella formazione professionale, e tema su cui dottor Spissu ha una particolare esperienza, programmi di creazione di impresa o di promozione della creazione di impresa. È un meccanismo che è stato sperimentato e che il dottor Spissu ha sperimentato anche direttamente, sia in Garanzia Giovani, su cui ha alcune deleghe dall'assessorato al lavoro, sia sul programma Talent Up. E una delle cose che, preparandoci al webinar, abbiamo toccato in qualche chiacchiera preliminare era il tema del fatto che la pubblica amministrazione fissa gli obiettivi, le finalità. In definitiva, la Commissione europea ci chiede di guardare l'impatto, cioè i risultati reali che si hanno, il che significa che si fa formazione per trovare occupazione o per migliorare l'occupabilità. E quindi il grimaldello forse sta nel concetto di partecipazione al raggiungimento dell'obiettivo, che in termini per le imprese può anche significare partecipazione al rischio in termini di investimento. Ecco, questo è un tema molto delicato su cui il dottor Spissu mi ha dato spesso degli stimoli interessanti che gli chiederei di riportarci. Grazie, grazie Graziano, un saluto a tutti e grazie per l'invito. In realtà è fatto bene, insomma, grazie anche per l'introduzione, perché diciamo così, quella che tu hai illustrato brevemente rappresenta una sorta di sfida professionale che prende spunto evidentemente anche da quello che io ho maturato, dall'esperienza che ho maturato negli ultimi 5 anni come dirigente di un servizio che si occupa fondamentalmente di disegnare, di gestire e ahimè anche di rendicontare misure finanziate da fondi strutturali, ovvero da risorse comunitarie. E faccio riferimento soprattutto alle 5 schede di Garanzia Giovani e anche ai programmi di formazione per aspiranti imprenditori a cui tu hai fatto riferimento, che tra l'altro mi piace dirlo, penso di essere stato forse l'unico ufficio in tutta l'Unione Europea a realizzare un progetto così ambizioso che ha portato i ragazzi addirittura a varcare l'oceano con le risorse comunitarie. Ma questo è un tema che toccherò dopo. Perché dico le esperienze pregresse? Perché durante l'espletamento, diciamo così, delle mie funzioni di dirigente, quindi chiamato a gestire cifre anche importanti, stiamo parlando comunque nel corso degli ultimi 4 anni di circa 20 milioni di euro, i modelli che noi abbiamo seguito sono fondamentalmente 3. Allora, il primo è quello che vede l'amministrazione pubblica, quindi in questo caso un pezzo della pubblica amministrazione, quindi l'ASPAL, gestire fondamentalmente, secondo quella che viene definita il modello a titolarità, la misura. Quindi significa in qualche modo affogare nel vero senso della parola gli uffici di procedure, di attività, di digitalizzazione di processi, di relazioni con fornitori di software che devono essere costruiti appositamente senza avere le adeguate competenze. In breve, il primo modello prevede che, dando per scontato, come diceva la collega, che nella pubblica amministrazione ci sia un esercito di riserva infinita di funzionari, peraltro tutti esperti, peraltro tutti formati, ecco, significa affogare l'ufficio con procedure che poi, alla prova dei fatti, determinano risultati che non sono all'altezza delle aspettative. Non è segreto per nessuno, quando diciamo, che
In Italia abbiamo una capacità di spendita delle risorse comunitarie particolarmente bassa. Non è segreto per nessuno sapere qual è il livello di preoccupazione che in questo momento a Roma e non solo si ha rispetto alla capacità da parte, ancora una volta, degli uffici pubblici di dare gambe al piano di ripresa e di resilienza che è stato recentemente adottato, peraltro con un grandissimo accento soprattutto sull'aspetto a cui tu hai fatto riferimento, cioè sul raggiungimento dei risultati intesi come outcome e intesi anche come impatto. Dicevo, quindi questo è il primo modello. Il secondo è quello che ha visto, diciamo così, ancora una volta la pubblica amministrazione impegnata in una attività di affidamento all'esterno, quindi sostanzialmente all'ingaggio del mercato e quindi alla scelta di operatori economici investiti nel compito di fare delle cose, il più delle volte di produrre output. Quindi io acquisto un servizio, che significa che il fornitore, che a sua volta ha dimostrato di essere quello migliore sul mercato, inteso il più delle volte come quello che è in grado, che promette di fare una certa cosa, di produrre un certo servizio ad un prezzo più competitivo sempre per la pubblica amministrazione. Ecco, questo modello prevede ancora una volta, attraverso lungaggini burocratiche che ancora una volta non sto qui a discutere, prevede che noi siamo chiamati a scegliere l'operatore che poi deve fare delle cose, e la valutazione di quello che fa ancora una volta è basata fondamentalmente sulla capacità di produrre un output, di produrre un prodotto. Devi formare 100 persone, hai formato 100 persone per 600 ore, questi sono i crediti, fatto bene vieni pagato, non fatto è un problema, forse non vieni pagato. Questo è in sintesi. Qual è l'esperienza che io ho maturato, o meglio, qual è la sfida per i prossimi mesi, per i prossimi anni, ma soprattutto che cosa noi abbiamo già fatto in forma abbastanza ibrida, soprattutto con Talent Hub? Il modello che si vuole proporre è quello che chiama l'operatore economico a responsabilità, cioè la pubblica amministrazione, attraverso modelli di partnership pubblico-private, nelle varie forme di cui ho ricordato nel paper che ti ho inviato, Graziano, sicuramente alcuni, l'outcome-based contract, i contratti basati sull'outcome, cioè i contratti con l'operatore economico che chiamano l'operatore economico stesso a rispondere non più della produzione di una cosa, ma al raggiungimento del risultato. Pubblica amministrazione che acquista non più un prodotto, ma acquista un risultato. Ecco, questo modello è possibile, è già parte, diciamo così, del nostro patrimonio normativo, ahimè complesso, si inserisce in articoli precisi del nostro decreto legislativo 50, si ha una certa difficoltà in implementarlo perché si ha una sorta di, diciamo, di ritrosia, ma soprattutto una incapacità, diciamo così, da parte della maggior parte degli uffici a cimentarsi in attività così sfidanti. Eppure il modello, diciamo così, è molto semplice. L'operatore economico intanto, e poi farò l'esempio di Talent Hub, ripeto, nella sua forma ibrida, non è un soggetto che, perdonatemi l'espressione, arriva da Marte. Non è un, diciamo così, un partner che deve essere considerato esterno rispetto agli obiettivi che si pone la pubblica amministrazione in nome per conto della collettività. Ma è un soggetto che, se adeguatamente ingaggiato dalla pubblica amministrazione, e ancora una volta ricordo gli articoli del decreto legislativo 50 con tutta la fase di consultazione nel mercato preliminare alla scrittura dell'avviso, tutte cose che possono essere fatte e che il sottoscritto ha fatto, quindi l'operatore economico è possibile che sia coinvolto nella fase di co-progettazione, di co-disegno della misura. Perché giustamente, quando io dico che l'operatore economico risponderà del raggiungimento di un certo risultato, è ovvio che deve essere, diciamo così, coinvolto nella fase preliminare al disegno della misura. Perché se diventa corresponsabile dopo,
deve poter dare un contributo rispetto alla definizione anche di come raggiungere questo, quel risultato. Ecco, quindi il cambio di paradigma. Cosa si può fare? Allora, la letteratura in questo momento, e faccio riferimento soprattutto a recenti studi che sono stati realizzati dall'Università Bocconi, dice che nel panorama italiano sono circa 130-140 progetti che sono stati realizzati con questa modalità. E guarda caso, questa modalità ha riguardato soprattutto le misure per combattere la dispersione scolastica, le misure per favorire l'inclusione sociale dei NEET. Quindi esattamente i temi che noi stiamo toccando in questo momento e in questo webinar. Quindi non la partnership pubblico-privato come siamo abituati probabilmente a pensare con l'istituto della concessione, che vede la pubblica amministrazione acquisire, o meglio, cedere l'utilizzo di un'infrastruttura, ma è possibile anche per la produzione di beni e servizi. Come può essere, diciamo così, come può essere fatta? Anche nelle formule ibride, sebbene questi progetti siano particolarmente pochi, diciamo così, dal punto di vista numerico, e abbiano mosso una dimensione finanziaria veramente, veramente esigua. Nonostante, ancora una volta, Bruxelles da una parte e Roma abbiano auspicato, con le risorse che erano state messe a disposizione nell'ambito del social impact investing, nonostante avessero in qualche modo aiutato le pubbliche amministrazioni a fare ricorso a questi modelli, esistono, diciamo così, delle misure ibride che mi piace ricordare, soprattutto perché ci vedono personalmente coinvolti. E cito un caso che mi ha visto, diciamo così, protagonista. Come accennava Graziano, qualche anno fa noi pubblicammo un avviso per l'acquisizione di un servizio all'esterno, che poi fu assegnato a un ATI, e questo servizio consisteva fondamentalmente nell'acquisizione di un prodotto formativo. Cioè, noi avevamo sostanzialmente da soli, quindi unilateralmente, disegnato un programma formativo che prevedeva un certo numero di ore, un certo numero di moduli. Decidemmo anche che caratteristiche dovesse avere chi doveva frequentare questo corso, e l'ambizione fondamentalmente era quello di formare un'aula di potenziali aspiranti imprenditori che poi fosse avviato ad un successivo percorso formativo da realizzare addirittura tra San Francisco e Washington, cosa che facemmo. Ecco, l'analisi ex post degli esiti di questo contratto, che tra l'altro facemmo durante una riunione con tutti voi, fondamentalmente Graziano, che c'eri tu, e c'erano anche i rappresentanti dell'ATI che venivano dall'operatore economico statunitense, quale fu l'esito? L'esito fu che, sebbene, diciamo così, la sfida fosse stata vinta, nel senso che sebbene il programma fosse stato ben disegnato, furono dati una serie di suggerimenti che dicevano fondamentalmente questo. Va bene, noi, gli operatori economici furono a dircelo, noi abbiamo avuto del materiale umano che, se l'avessimo selezionato noi, avrebbe avuto altre caratteristiche. Quindi ci stavano dicendo: non siete voi che potete selezionare da soli o definire come questi devono essere selezionati, che è un errore clamoroso. Perché? Perché poi siamo noi operatori economici che dobbiamo lavorare su quel capitale umano, quindi tanto vale che siamo anche noi a dirvi più o meno come dovreste fare. L'altra cosa, noi pagammo l'ATI in ragione di cosa? In ragione del fatto che al termine del mese e mezzo iniziale e delle successive 8 settimane per il lotto 2, noi prendemmo coscienza del fatto che c'erano i registri che i ragazzi avevano frequentato, che erano stati prodotti gli output che avevamo previsto. Vedete, una logica che vedeva la pubblica amministrazione acquisire un prodotto, un output, con l'opzione on-off. Se c'era l'output venivate pagati, se non c'era l'output non venivate pagati. Punto. Nulla era stato previsto in tema di reale cambiamento delle capacità e delle competenze, o meglio, nulla, poco fu chiesto all'operatore economico in termini di responsabilità
rispetto all'acquisizione delle competenze necessarie per trasformare un aspirante imprenditore in imprenditore vero e proprio. E passo alla seconda edizione, quindi a quelle forme di ibridazione a cui facevo riferimento, dove il sottoscritto, tra l'altro litigando con il responsabile del servizio che si occupava degli acquisti e quindi delle gare, perché? Perché lo dico ancora una volta, c'è poca abitudine ad utilizzare questi strumenti, noi cambiamo un po' le regole del gioco. E sinteticamente, nella seconda edizione di Talent Up, con il contratto che sta per essere affidato a giorni, quindi a testimonianza del fatto che il cambio di paradigma non ha determinato una gara deserta, non ha determinato l'impossibilità della scelta dell'operatore, no, ha dato esito positivo, quindi testimonianza del fatto che le cose possono essere fatte nel rispetto, nel pieno rispetto della norma attuale. Noi sostanzialmente stiamo chiamando l'operatore economico a coprogettare molte fasi dell'attività di selezione, nella attività di formazione. Addirittura noi abbiamo chiamato l'operatore economico a illustrare, quindi in qualche modo disegnare gli ipotetici percorsi formativi intesi come modalità per insegnare gli aspiranti imprenditori a diventare imprenditori, senza nulla dire. E noi abbiamo fatto senza nulla dire prima, quindi abbiamo abbandonato l'approccio prescrittivo per dire: caro operatore economico, sei tu l'esperto, ci devi dire come si fa, stando attenti a individuare degli elementi di valutazione che, più che guardare più che rispondere alla domanda "avete formato 25 ragazzi?", no, noi gli abbiamo chiesto: voi dovete consentire di partire da un lotto, da una platea di potenziali beneficiari pari a un numero X, dovete selezionarne 60, dopodiché li dovete mettere nella vostra lavatrice che avete disegnato voi, e poi ce ne dovete restituire 25 che abbiano le caratteristiche. Quali caratteristiche? Noi li abbiamo chiamati coachable in inglese, no? Noi devono avere le caratteristiche tali da poter continuare, e la responsabilità è in capo all'operatore economico. Ecco, questo è il Grazie. Cambio di paradigma. Cosa significa questo? Che parlo degli uffici, poi chiudo, vi dico che cosa è successo in termini di tempo. Che per disegnare la prima edizione, noi avevamo un comitato di 4 esperti, 2 dei quali lavorano attualmente negli Stati Uniti, altri 2 lavorano in 2 università italiane. Abbiamo impiegato mesi per disegnare una misura che, con il cambio, diciamo così, di impostazione che abbiamo dato, abbiamo sostanzialmente spostato in capo all'operatore economico, che ci ha restituito quella che noi abbiamo considerato, al termine delle valutazioni di rito, la migliore, o quella che potenzialmente è la migliore, diciamo così, il migliore percorso per ottenere che cosa? Non 25 soggetti formati, ma 25 aspiranti imprenditori formati secondo il modello che è stato considerato il migliore dall'operatore economico, ma anche il migliore dalla pubblica amministrazione. È sostanzialmente coprogettato con chi? Con chi è sul campo e con chi fa quel lavoro di mestiere, e non con il povero funzionario, con il povero dirigente che con 27 linee di attività probabilmente non ha il tempo, diciamo così, di misurare ogni centimetro o ogni prospettiva che si parla davanti. Ecco, questo volevo dire. Grazie. Grazie Luca. E allora, ci stiamo prendendo un po' più di tempo tutti quanti per fare i propri interventi, quindi io completerò il giro e poi magari chiederò di fare un intervento velocissimo a tutti quanti, per poi dare il tempo all'onorevole Mura di fare una conclusione. Ci aspettiamo dall'onorevole anche qualche, non dico anticipazione, però insomma qualche scenario possibile, oltre che qualche riflessione dal cuore della,
del Parlamento, dove si fanno le norme, le leggi, dove disegnano le politiche, e su cosa ci aspetta in questa nuova fase di politiche del lavoro. Dalla presentazione, dall'intervento di Luca Spisso, io trattengo questo stimolo molto forte che la partecipazione pubblico-privata può essere fatta sugli obiettivi e non soltanto sui meccanismi di anticipazione o gestione insieme dei servizi. Questo è un discorso molto interessante. Il tema del mismatch anche un'altra dimensione, cioè non riguarda soltanto i nuovi ingressi al mercato del lavoro, cioè i giovani che devono essere formati per entrare al mercato del lavoro, ma riguarda anche i lavoratori attuali e qui si apre un altro scenario importante. E vi dicevo in apertura che circa il 53% delle aziende intervistate nell'ultimo rapporto Excelsior dichiara che il problema di mismatch riguarda soprattutto la propria forza lavoro, cioè i propri dipendenti. C'è un tema che nella letteratura si chiama reskilling e upskilling, cioè il tema della formazione continua, cioè dell'adattamento continuo alle trasformazioni dei processi lavorativi, delle innovazioni tecnologiche che richiedono un aggiornamento delle competenze, ormai non una volta tanto, ma probabilmente continuo da parte dei lavoratori. E c'è anche il tema dell'upskilling, cioè il tema della crescita professionale verticale sulle stesse filiere di competenza. Su questo tema qui io chiederei di fare l'intervento al dottor Verbaro, che è presidente di Formatemp, l'agenzia formativa, l'ente bilaterale delle agenzie di somministrazione del lavoro in Italia, che sicuramente dal suo osservatorio ci sa dire quanto è importante questo tema, e sto pensando soprattutto alla transizione digitale e alle nuove modalità di lavoro che si stanno ormai respirando intorno a noi, perché dopo il Covid sicuramente nulla sarà come prima. Dottor Verbaro, a lei la parola. Grazie per l'invito e per l'occasione, soprattutto per aver potuto ascoltare interventi interessanti che mi hanno preceduto. È ovvio che ci troviamo di fronte a una pandemia occupazionale dopo quella sanitaria, perché come ben sappiamo veniamo da una situazione non certamente florida. Il PIL di gennaio 2019, di gennaio 2020, di febbraio 2020 non cresceva certamente, era roba da prefisso telefonico, così anche il nostro mercato del lavoro era abbastanza fragile, con i suoi part-time involontari, con il numero appunto di lavori, di contratti di lavoro flessibili, ma soprattutto appunto con queste contratti breve durata e con una forte, come dire, con forti divari territoriali, generazionali e di genere. Questa fragilità l'abbiamo vista tutta con la pandemia Covid, quindi dobbiamo partire da una consapevolezza che certamente ci troviamo di fronte a un'emergenza occupazionale data dalla fragilità del nostro mercato del lavoro storica, strutturale, con i suoi divari che prima richiamavo, data dall'effetto della pandemia Covid, chiaramente con un effetto forte in termini appunto di recessione, di blocco dell'economia, e poi anche legata all'accelerazione delle due grandi importanti transizioni prima richiamate dagli altri interventi, cioè la transizione digitale e quella ecologica. Un'accelerazione che certamente avrà degli effetti importanti sul nostro mercato del lavoro, sulle nostre imprese, cioè quello di rendere obsolete le competenze delle nostre forze di lavoro, della forza lavoro, in maniera molto più repentina, più veloce. E quindi impreparato, ancora più impreparato il nostro sistema formativo. Cioè è chiaro che la velocità con la quale si cambia e si dovrà cambiare, anche incentivati dai fondi, sia da quelli della
Next Generation EU, sia da quelli tradizionali, sia porteranno chiaramente ancora di più ad avere un problema di mismatch, di skill gap, oppure di personale underskilled, scusate tutti gli anglicismi, ma insomma di persone, c'è un problema di mercato del lavoro dato da una scarsità anche dell'offerta, che è quantitativa e qualitativa, che c'è un problema appunto di qualità delle competenze, di non aggiornamento, c'è un problema appunto di sottovalutazione dell'importanza della formazione delle competenze, e adesso ce ne accorgiamo, tutti quanti oggi ne parlano, lo stesso PNRR dedica paragrafi e risorse rispetto appunto al grande tema della formazione. Si tratta di assicurare un diritto dovere alla formazione dei lavoratori, innanzitutto, perché risulta essere, superate un po' le politiche passive, l'unico strumento di politica attiva vero, sostanziale, quello di rendere occupabili le persone nel medio-lungo periodo, cioè attraverso un aggiornamento continuo, ma che può venire responsabilizzando le imprese, che ovviamente devono prendersi cura dei propri lavoratori, quindi attraverso una formazione e aggiornamento, anche incentivata fiscalmente, anche favorita dai fondi interprofessionali, e anche responsabilizzare i singoli lavoratori, che devono essere per primi consapevoli della esigenza di essere continuamente aggiornati, e che non esiste più quel mondo a compartimenti stagni, no? Che una volta si studiava, poi si lavorava, poi si andava in pensione. È un mondo che è ormai sconosciuto e appunto che ci ha tratto in inganno per qualche decennio, ma che non potremo più vedere. Senz'altro formazione e lavoro saranno sempre più collegati, no? Sempre più intrecciati, sempre più continuamente. E questo lo vediamo appunto anche rispetto alle criticità che prima avevano richiamate, che prima ha richiamato anche lei stesso, cioè il fatto che nonostante un alto tasso di disoccupazione e anche di inattivi, che è anche un altro grande problema, noi abbiamo perso 1 milione di posti di lavoro, ma abbiamo pure guadagnato 700.000 inattivi in più rispetto allo scorso anno, con il rischio che poi diventino appunto persone con forte disagio che difficilmente recuperabili. E abbiamo quindi dall'altro lato una domanda delle imprese che comincia a emergere e che non trova una risposta. Le agenzie per il lavoro vengono chiamate sempre di più. Ricordo che il contratto di somministrazione è un contratto trilaterale commerciale che vede da un lato l'agenzia che viene contrattualizzata da un utilizzatore per fornire del personale, e quindi l'agenzia poi stipula dei contratti di lavoro con del personale. È stata chiamata molto spesso, il contratto di somministrazione non è sceso, non ha avuto cali durante il periodo di pandemia. È stato un contratto che ha mantenuto gli stessi valori del 2020-19. Dei primi mesi del 2020 e mesi del 2019. Perché? Perché è rimasta emersa una difficoltà a trovare competenze tecniche specialistiche, dal personale infermieristico ad alto personale, anche quello medico, o comunque al personale addetto alla logistica e altri settori, e al digitale, perché chiaramente poi il distanziamento fisico ha portato a una domanda forte di digitalizzazione e di servizi digitali, da quelli micro per l'home working a quelli macro per le aziende, per sviluppare gli service, l'e-commerce, tutto ciò che appunto attiene questo. Certamente, abbiamo le professioni intellettuali, scientifiche, è inutile ricordare che tutto ciò che riguarda le materie STEM, matematiche, informatiche, chimiche, fisiche, naturali, ci vede deboli, fragili, e vede una domanda ben elevata, per cui su questo abbiamo difficoltà a reperire. Non a caso le nostre agenzie per il lavoro hanno creato delle academy
per addirittura trasformare laureati in matematica in ingegneri informatici, o anche per cercare di, come dire, prendere anche personale dall'estero per, con dei corsi anche in italiano, per cercare di anche adattarlo alla domanda nazionale. E quindi poi abbiamo professioni tutte tecniche, informatiche, telematiche, telecomunicazioni, su cui appunto chiaramente la domanda è elevata e l'offerta è scarsa. E poi anche, come dire, anche quelli tradizionali, insomma, anche i mestieri, insomma, è interessante questa proposta della scuola dei mestieri, che poi, come dire, è una qualcosa che abbiamo già visto, un déjà vu rispetto a progetti anche passati, per cercare di anche soddisfare una domanda di mestieri tradizionali, artigianali, che non si trovano, e rispetto poi soprattutto a tutto il tema dei addetti alle macchine, i conduttori, operai, macchinari, fissi e mobili, su cui c'è una domanda importante. Sulle competenze digitali ci troviamo di fronte a una domanda che più o meno è quella che è più o meno nota un po' a tutti, che riguarda tutti i nuovi sistemi, appunto l'ICT security, tutto il tema della cyber security rispetto ai sistemi, rispetto appunto agli ICT consultant, rispetto ai data scientist, data analyst, digital marketing, ai ICT account manager, tutte figure soprattutto anche molto legate al tema dei dati, all'elaborazione dei dati, al business intelligence. E qui abbiamo bisogno anche qui di la possibilità di formare queste professionalità. Quindi la domanda c'è, rischiamo, come dire, che le transizioni, l'accelerazione, la modernizzazione ci trovi ancora una volta più scoperti che mai. Serve una grande collaborazione, un grande sforzo collettivo che superi i grandi scontri ideologici che hanno caratterizzato le politiche attive degli ultimi anni. Scontro ideologico Stato-Regioni, che certamente non ha giovato, anzi ha fatto danni, e lo scontro ideologico pubblico-privato, per cui sono centri per l'impiego da un lato, la difesa e privati dall'altro. In questo momento dobbiamo far scendere in campo tutti i soggetti abilitati, capaci di poter intervenire sul mercato del lavoro, anzi abilitarne di più, farli accedere alle banche dati semi-informativi per poter fare le politiche attive, la presa in carico, l'assessment, l'orientamento, per avere appunto, introdurre il digital badge oppure già il semplice libretto formativo del lavoratore, per fare in modo che si crei una responsabilità sulla formazione e sulle proprie competenze, che ci sia appunto anche un atteggiamento responsabile dei lavoratori oltre che delle imprese, cioè ad assumere comportamenti responsabili sani per poter prevenire la grande malattia della inoccupabilità. Bene. Bene, grazie Presidente. Mi pare che la parola chiave del suo intervento fosse la chiamata alla responsabilità di tutti i soggetti, in un'ottica di collaborazione di sistema, sia tra amministrazioni sia tra soggetti di natura pubblica e privata. Io direi che il sistema dell'istruzione e della formazione su questo si è mossa, il dibattito è molto antico, diciamo che forse oggi è più urgente perché abbiamo bisogno di più rapidità nelle risposte. E allora chiederei all'onorevole Mura di raccontarci che cosa abbiamo davanti, qual è lo scenario, quali sono le risposte che stiamo mettendo in campo, sulle quali stiamo riflettendo a livello nazionale, che poi probabilmente avranno una loro ricaduta a livello regionale. Bene, io innanzitutto ringrazio Prima Idea per aver organizzato questo momento di confronto e per avermi coinvolta, come insomma ha fatto anche altre volte, per cui per me rimane sempre un punto di riferimento importante. Mi pare che gli interventi fatti sin qua di fatto aprono la cassetta degli attrezzi. Tutti gli intervenuti, tra l'altro di altissimo profilo, di grande esperienza nei settori chiave,
hanno inserito in questo ragionamento una pezzettino del puzzle, no? Che noi dovremmo andare a costruire, perché dico subito una cosa che per me è fondamentale: l'efficienza di questa fase rispetto all'attivazione di nuovi strumenti, al potenziamento di vecchi, perché noi non dobbiamo inventare tantissimo, noi dobbiamo cercare di mettere a sistema ciò che già esiste, no? Pubblico e privato. E stando molto attenti, perché il mettere a sistema non significa fare una sommatoria di ciò che c'è, ma significa integrare, quindi proprio fare un rete, no? Tra tutto quello che c'è. E questo, badate, secondo il mio punto di vista, sarà il modo di lavorare che noi dovremmo utilizzare per le politiche attive del lavoro, per la formazione, così come per provare a riscrivere il nostro sistema di welfare. Noi dobbiamo far interagire le varie realtà pubbliche e private, e dentro il marasma pubblico le varie istituzioni, perché lo diceva bene qualcuno, se non ricordo chi, noi abbiamo un problema nel nostro paese che i vari livelli istituzionali, che sulla carta dovrebbero garantire quel principio di sussidiarietà, no? E quindi il miglior perseguimento del bene pubblico, spesso si sovrappongono, non interagiscono, si sovrappongono, per cui la politica nazionale confligge con la politica regionale rispetto alle materie concorrenti, e la formazione, le politiche attive è uno di quei settori. E fra l'altro questi sono giorni in cui al Ministero si incontrano tutte le regioni proprio in ambito ai tavoli delle politiche attive, e devo dire con un pizzico d'orgoglio, dimostrando che io, insomma, in genere non uso mai elementi di parte per giudicare le cose, ma cerco sempre di essere molto oggettiva. Ecco, devo dire che la regione Sardegna in Italia, rispetto alla sua organizzazione, rispetto a ciò che si è fatto, non è l'ultima, no? Perché noi siamo sempre quelli che tendono a pestarsi i piedi da soli, e devo dire che invece la regione Sardegna, nei tavoli ministeriali con i suoi funzionari, con devo dire anche l'assessore Zedda, comunque sta avendo un ruolo da protagonista. Ecco, non è l'ultima regione italiana, ci tengo a dirlo questo da questa parte, perché anche questo è un elemento su cui dobbiamo cercare di lavorare e di costruire. Io credo che la pandemia abbia, con tutti i disastri che ha creato e sui quali ancora avremo da discutere molto e da ricostruire, ci abbia però consentito di concentrarsi sul capitale umano. Cioè, noi oggi stiamo parlando di questo, capitale umano, a persona al centro, quindi sia rispetto ai servizi, sia rispetto al lavoro. E la persona al centro, provando a ragionare anche sulla possibilità per ciascun cittadino di accedere ai beni pubblici, no? Perché questo è il tema. E fra i beni pubblici, noi oggi, io credo, e su questo mi pare ci sia un accordo trasversale fra tutte le forze politiche, fra tutti gli orientamenti, noi fra i beni pubblici ci stiamo mettendo anche la formazione permanente. Il vertice di Porto ci dà tutta una serie di parametri da rispettare. Ovviamente non sono molto ottimista sul fatto che noi riusciremo a rispettarli tutti, perché insomma Lisbona, tutto quello che è venuto prima, ci ha sempre visto un po' fanalino di coda come paese, però ecco, la risorsa umana di fatto in un momento di grande discussione politica diventa, quindi la valorizzazione del capitale umano inespresso, mi pare che sia un po' il punto di caduta, no? Del ragionamento politico che si sta facendo. E questo si è tradotto proprio grazie a questo, secondo me, a questo dibattito politico molto positivo e utile, si è tradotto anche in una serie di scelte nel piano nazionale di ripartenza e di resilienza, scelte chiare, penso al finanziamento chiaro, netto sugli ITS, l'investimento, no? Dove si dice no, la formazione deve essere una formazione professionalizzante, poi con tutte le declinazioni e le peculiarità di cui diceva la dottoressa Carrusci.
Sulla formazione, sulle politiche attive, noi ci giochiamo la partita della ripartenza, perché di fatto anche nel prossimo decreto sostegni, nel sostegni bis che dovrebbe essere deliberato il Consiglio dei Ministri questa settimana, se non ci sono ulteriori rinvii, ma penso proprio di no, ecco, noi andremo anche a individuare già una serie di strumenti che dovranno essere messi in campo nel periodo transitorio fra fine del divieto dei licenziamenti e entrata in vigore della nuova riforma sugli ammortizzatori sociali e le politiche attive. Ci sarà una fase di appunto transitoria su quale noi dobbiamo lavorare, perché la fine del blocco dei licenziamenti non solo, ahimè, produrrà ulteriore disoccupazione, perché comunque alcuni posti di lavoro non ci saranno più, perché alcune imprese, lo avete detto bene, hanno chiuso, non riapriranno, e quindi ci sarà comunque un crollo di occupati da questo punto di vista, ma alcuni profili professionali scompariranno del tutto, perché di fatto noi con la pandemia abbiamo visto l'accelerazione di un processo che era già in atto, perché non è che il processo è nato durante la pandemia. Durante la pandemia c'è stata solo una grande accelerazione. E quindi dicevo, nel decreto sostegni noi già avremo alcune misure, sono insomma state presentate anche nei media in questi giorni, che cominceranno, ecco, a congiungere, a mettere insieme le politiche passive con le politiche attive, perché noi siamo un paese in cui troppo spesso i lavoratori iniziano processi di cassa integrazione a 35 anni e arrivano alla pensione da cassa integrati. Io racconto sempre un aneddoto che fa sorridere, ma che la dice lunga, di un amico di famiglia di tanti anni fa, adesso è un pensionato, un ottantenne, io ero piccola, e quando si parlava di questo signore in casa si diceva: lui è un cassa integrato. Io pensavo che il cassa integrato fosse un lavoro, perché lui è stato cassa integrato per decenni, era sempre cassa integrato. Quindi io pensavo, e questo in Sardegna, ma in tante regioni, è un parcheggio di cui le classi dirigenti hanno una grande responsabilità, perché insomma è stato anche comodo parcheggiare quei lavoratori, dar loro un sussidio, tenerli fermi e di fatto estrometterli per sempre dal mercato del lavoro, creando un grande costo per lo Stato, con tutto il tema delle risorse utilizzate per la previdenza, per l'assistenza, insomma. E dall'altro, secondo me, cancellando completamente la dignità di tantissimi lavoratori che avrebbero potuto invece influire in modo positivo e virtuoso ai processi produttivi del nostro paese. Quindi tornando agli interventi che verranno inseriti nel decreto sostegni, per esempio il contratto di ricollocazione, un esempio, poi adesso aspettiamo ovviamente che il provvedimento venga approvato per parlarne in maniera più compiuta, però ecco, questo strumento di fatto diventa una modalità per ricollocare, o meglio, per non licenziare il lavoratore, per tenerlo in formazione per un periodo lungo e poi per assumerlo nel momento in cui questo abbia acquisito ulteriori competenze, con un intervento anche di decontribuzione per l'impresa. Poi vedremo insomma come sarà formulato, però voglio dire, io credo che finalmente nel Paese sia passato il messaggio e tutti noi ne abbiamo consapevolezza. Politiche passive e politiche attive devono andare di pari passo. È l'anello di congiunzione fra queste due fasi che possono caratterizzare la vita di un lavoratore e la formazione. La formazione, così come l'avete descritta perfettamente. Quindi la formazione che paradossalmente, cosa che non è mai stato nel nostro paese, diventa la principale tutela del lavoratore, perché con la formazione io posso anche perdere il lavoro, ma ne posso trovare un altro. Quindi passiamo dalla tutela, a volte anche innaturale, dei posti di lavoro alla tutela dei lavoratori, perché questo è il passaggio che dobbiamo fare. Noi nel nostro paese abbiamo sostenuto imprese decotte per decenni, con una
utilizzo, non voglio dire spreco, perché non sono mai sprecate le risorse quando si prova a salvare lavoro e lavoratori, però noi abbiamo sostenuto imprese decotte, che alla fine sono comunque terminate o perlomeno hanno avuto un impatto sulla fiscalità generale assolutamente improduttiva, e non abbiamo salvato i lavoratori. Invece, ecco, il passaggio, e questo secondo me la cosa che noi possiamo fare in questa fase storica, proprio il passaggio dalla tutela dei lavori alla tutela dei lavoratori. E guardate che facendo questo noi riusciamo, secondo il mio parere, a incidere sia sulla produttività del lavoro, perché anche la produttività del lavoro è un tema su cui dobbiamo discutere, no? È fondamentale perché il paese torni a essere competitivo in un momento anche in un momento in cui forse, perché altre volte abbiamo perso treni che sembravano risolutivi, in un momento in cui il paese forse si appresta a rilanciare una politica industriale vera, quindi provando a riappropriarsi di settori che via via abbiamo lasciato, abbiamo abbandonato, dagli apparecchi medicali, le mascherine, cioè tutto quello che è successo in pandemia ci ha raccontato delle cose e in qualche modo è stata la campanella d'allarme. E poi c'è l'altro aspetto, che la formazione tutela il lavoratore, migliora la produttività del lavoro e diventa essa stessa fattore produttivo e di sviluppo dei territori. Perché l'altra cosa che su cui dovremmo lavorare nel ragionamento di questa rete di servizi pubblico-privato e istituzioni di vari livelli, è quella della presa in carico personalizzata dei lavoratori. Cioè è capitato, credo a tutti, soprattutto a chi fa il vostro lavoro, che è stato anche mio per tanti anni, di dover cercare dei lavoratori per riempire i posti di un corso. No, siccome c'erano quei corsi professionali, e allora si dovevano cercare lavoratori disponibili, convincerli, ecco, cosa più sbagliata. Invece si deve fare l'esatto contrario, quindi formazione, vocazione del territorio, il ruolo dell'impresa, che qui secondo me ha un ruolo guida, ecco, nel disegnare questi processi, anche per provare a innescare sviluppi virtuosi nei territori. E io credo che questa modalità di lavoro, e mi fermo, sia oltre che il modo per rimettere in circolo e per provare a recuperare 2,5 milioni di disoccupati ad oggi, perché poi saranno anche di più, oltre 14 milioni di inattivi, il milione passa di percettori di reddito di cittadinanza, perché anche lì noi avremo, e il ministro ha le idee chiare a riguardo, cioè il reddito di cittadinanza non può restare così. Ha avuto un ruolo di ammortizzatore fondamentale nel periodo della pandemia. Io non l'ho votato quando l'abbiamo fatto in Parlamento, perché io e il mio gruppo politico non concordavamo su questo mix di intervento per bloccare la povertà, per rispondere alla povertà, e politica attiva del lavoro, tant'è che non ha funzionato. Però oggi noi dobbiamo dire che il reddito di cittadinanza ha dato risposte a povertà vecchie e nuove, che altrimenti avrebbero fatto esplodere la bomba sociale nel nostro paese nel periodo di pandemia. Detto questo, però, oggi quel reddito di cittadinanza non può più restare così, ma anche il reddito di cittadinanza deve essere legato a una condizionalità, che è la formazione, perché i dati ci dicono che oltre il 50% dei percettori del reddito di cittadinanza hanno un livello di istruzione e di formazione bassissimo, tant'è che non possono essere ricollocati nel mondo del lavoro nelle condizioni in cui loro percepiscono il reddito di cittadinanza. Quindi anche lì la formazione diventa un elemento qualificante anche di questo strumento, che deve essere rivisto e deve comunque restare in un paese in cui di povertà continueremo a parlare per decenni, perché la pandemia l'abbiamo bloccata con i vaccini, ma per bloccare quella che chiamano la sindemia, no? Di cui si parla in vari contesti, avremo bisogno di politiche strutturali coraggiose che supportano i più deboli, ma che, ripeto, abbiano un faro acceso sulla produttività.
perché la produttività è fondamentale per la ripresa e le competenze sono fondamentali per tutelare i lavoratori. Grazie onorevole Mura, e presidente, lo ricordo, presidente della seconda, presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, ci ha dato un quadro molto interessante su quello che sta succedendo. Mi ha colpito molto, ce lo dimentichiamo spesso, che la pandemia ci ha insegnato a rivalutare il valore delle persone. Noi, se abbiamo resistito e stiamo uscendo, se i nostri sistemi dell'istruzione, della formazione, se la macchina amministrativa, la sanità ha retto, non è soltanto per i meccanismi amministrativi che ha dietro, ma per la qualità delle persone. Ed è anche vero che ne usciamo fuori e ci rilanciamo come economia paese se puntiamo sul valore delle persone. Quindi questa è l'enfasi. Noi avevamo previsto di chiudere per le 18:30. Abbiamo 10 minuti. Io faccio una roba molto televisiva, perché ciascun intervento è stato un po' lungo e quindi il secondo giro di interventi non ce lo possiamo permettere. Però impersonando i modi degli anchorman televisivi, io vi vorrei chiedere una battuta, ma letteralmente una battuta, come quando sta per arrivare la pubblicità, su qual è il ruolo che vi sentite di poter giocare in questa partita che abbiamo davanti. La partita che abbiamo davanti è: abbiamo 2 anni per spendere il 70% di risorse del PNRR, che sono 10 volte tanto quello che abbiamo speso con i fondi SIE. I prossimi 2 anni negozieremo i prossimi fondi SIE, quindi sarete tutti impegnati, siamo tutti impegnati, anche io per lavoro, per la parte che facciamo come impresa privata, nel processo di programmazione e definizione di quale sarà l'uso di questi fondi. E abbiamo pure 4 riforme importanti che il Parlamento, le politiche, il PNRR ha in pancia, che prevede che attraversino questo corpaccione italiano che esce fuori dallo stagno della pandemia, si deve risollevare e riprendere la corsa. In una battuta, ma proprio in una battuta, ciascuno di voi, iniziando con l'ordine che abbiamo avuto prima, che cosa pensa che sia il proprio ruolo in questa partita in cui velocità, efficacia e risultati sono le 3 parole chiavi? Iniziamo da Nicola Patrizzi. Nicola, un minuto. Sì, detta così, Graziano, se guardiamo al quadro del PNR con mix tra riforme e investimenti, per quanto riguarda la nostra associazione che rappresenta le microimprese, il nostro ruolo in questo momento è quello di puntare i piedi sulle 2 riforme strutturali che devono accompagnare tutto il resto, perché come è impostato il recovery plan, se la riforma della semplificazione e la riforma del fisco non funzionano, tutto il resto verrà pregiudicato. Quindi su questi temi noi dobbiamo essere bravi portatori di interesse del nostro settore, perché in Italia non c'è una propensione a vedere l'impresa col ruolo che deve avere, perché è troppo penalizzata. Quindi semplificazione e fisco sono le 2 premesse, poi il resto. Grazie Nicola. La parola alla dottoressa Carrusci. In un minuto, dottoressa, qual è il ruolo che si sente di giocare con il sistema regionale? Velocissima, certo. Raccordarci sempre di più col mondo dell'impresa per costruire appunto dei percorsi come le vuole l'impresa, tailor-made, cioè personalizzati, e però mettere insieme questi percorsi personalizzati affinché i ragazzi escano fuori col diploma, che deve essere un diploma a livello nazionale, riconosciuto anche a livello europeo, però sempre di più, soprattutto sulla parte che si gioca tra il rapporto tra il mondo dell'impresa, che appunto costituisce anche il 50% dei docenti che ci sono negli ITS, affinché questi percorsi siano costruiti per le esigenze delle imprese, e affinché non ci sia più ragazzi che non trovano lavoro e imprese che non trovano ragazzi qualificati per mettere nei posti chiave. E queste sono belle parole di auspicio. Grazie, dottoressa. E Luca Spisso, Luca, chiedo a te, in un minuto, qual è il ruolo che ti senti che dalla tua agenzia, dalla tua postazione potresti giocare in questa partita? Fondamentalmente 2. Acquisirò dal mercato più risultati e meno servizi,
E mi farò promotore, ma è già parte del mio piano delle attività, quello sulla base del quale oltretutto viene valutata la mia performance. Farò da promotore, diciamo così, delle connessioni tra la pubblica amministrazione e il mondo che ci circonda. Quindi sostanzialmente, come dire, tenterò di costruire la piattaforma grazie alla quale sarà possibile coinvolgere tutti gli operatori economici e non nella coprogettazione e codisegno delle misure di politica che mi vedono impegnato. Bene, bene, quindi coprogettazione e connessioni. E Francesco Verbaro, in un minuto il ruolo di Formatemp in questa partita. Non c'è più. Vabbè. Superare l'autoreferenzialità della formazione, porre maggiore attenzione alle competenze, alla certificazione delle competenze, diffondere consapevolezza sull'importanza della formazione continua. Stop. Grazie, grazie mille. Onorevole Mura, prima di salutare tutti quanti, una battuta anche da lei. Qual è il ruolo che la sfida e il ruolo che può giocare lei in questa partita? Lei, il ruolo del Parlamento, chiaramente, della Commissione. Beh, sì, il ruolo del Parlamento è innanzitutto fare quello che io e tutti gli altri colleghi stiamo facendo, cioè tenere un rapporto stretto con tutte le realtà che oggi veramente possono aiutare non solo a velocizzare il percorso, ma anche a non ripetere errori che si sono fatti in precedenza. Cioè le istituzioni in questo momento devono semplificare, no? E lo devono fare semplificando loro stesse, perché voglio dire, la conferenza Stato-Regioni, adesso tiro fuori questa suggestione, di fatto nel periodo di emergenza è diventata la terza Camera dello Stato, perché io ricordo che noi, sia alla Camera che al Senato, votavamo quanto veniva deciso dal governo e dalla conferenza in conferenza Stato-Regioni, quindi dal governo e dalle parti istituzionali che fanno parte di quella conferenza. Ecco, io credo ovviamente che le Camere e il Parlamento debba avere un ruolo in questo percorso di riforma, però auspico che ci siano forme di semplificazione, e in questo la conferenza Stato-Regioni secondo me può giocare un ruolo molto importante, anche perché lì probabilmente si sciolgono quei nodi che altrimenti portano a fare provvedimenti che poi finiscono nell'oggetto dei vari conflitti di attribuzione, insomma, e non vi devo raccontare nulla perché siete tutte persone che vivono queste questioni quotidianamente. Per cui ecco, le istituzioni possono aiutare molto, però devono veramente ascoltare. In questo momento nessuno basta a se stesso, serve proprio un gioco di squadra, perché è in gioco il paese, altrimenti rischiamo che le innovazioni, il mercato, la tecnologia, se non c'è un processo di governo forte, andranno avanti da soli e lasceranno cadaveri sul campo, e ahimè i cadaveri sul campo sono sempre più deboli, per cui... Bene, grazie onorevole Mura. Allora, prima di ringraziare e salutare tutti, io vi volevo anche a chi ci ascolta tramite Facebook o dal web su Matex, che ricordo è il canale digitale terrestre che Prima Idea ha lanciato l'anno scorso e che si può vedere sul canale 272 del digitale terrestre, ma anche su matex.tv per chi perde le trasmissioni, i webinar che poi mettiamo lì. È una televisione di pubblica utilità, senza pubblicità, con tante cose interessanti dentro. Volevo annunciare a tutti quanti che stiamo per lanciare un ciclo di 6 webinar dedicati alle 6 missioni del PNRR. Partiamo il 31 maggio, un webinar, una missione del PNRR. Avremo ospiti, relatori, ospiti, ora parlo come se fossi in televisione, mi viene da ridere. Avremo relatori sia dalla Sardegna che dal resto d'Italia, quindi questo perché favoriamo sempre un dibattito il più ampio possibile, mai autoreferenziale. E il prossimo appuntamento quindi sarà il 31 maggio su digitalizzazione, cultura, competitività all'interno del PNRR, cosa c'è, cosa ci aspetta, cosa si può fare. Ringrazio tutti i relatori, tutti che sono stati molto molto gentili a partecipare, a dare il loro tempo, e
e ad aspettare ciascuno pazientemente il proprio turno, Nicola Patrizi, presidente di Federterziario, Francesco Verbaro, presidente di Formatemp, Angela Rita Carrucci, responsabile settore ITS politiche giovanili dell'assessorato della pubblica istruzione della Regione Sardegna, Luca Spissu, direttore del servizio progetti su base regionale e comunitari dell'ASPAL, che è agenzia della Regione Sardegna. Vi porto i saluti, non hanno potuto partecipare Alfonso Marras, presidente seconda commissione lavoro, cultura e formazione professionale del Consiglio regionale della Sardegna, e Anna Rita Lazzarini, responsabile attuazione e garanzia giovani della Regione Calabria, che inviteremo in un prossimo appuntamento per raccontarci la sua esperienza. Ringrazio sentitamente l'onorevole Romina Mura, presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, per averci accompagnato in questa chiacchierata e aver fatto le conclusioni. Grazie a tutti e al prossimo appuntamento.